Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa John Deere, la 2058. È uscita, ho visto che è uscita una nuova versione poco tempo fa, ci ho dato un'occhiata come sempre, l'ho provata, ci ho trebbiato tutto quanto e ho deciso di presentarla perché comunque è un buon modello, si presenta molto bene anche come guidabilità, eccetera, è veramente ottima da guidare, è carina. Ovviamente no, non aspettatevi tecnologie, eccetera, perché è proprio una roba molto molto spartana e piccola. È un motore da 100 cavalli, quindi non ha delle grosse pretese. Comunque è un buon modello, è una buona trebbia, ovviamente se vi piace il genere. Allora, nel pack troverete già la barra da frumenti, da cereali, diciamo, già che provvista di carrello. Il carrello praticamente dovete agganciarlo e bloccarlo ovviamente con il trattore, perché non è autobloccante. All'occhio, con che trattore lo agganciate il carro, perché praticamente se avete il timone praticamente che sta alto, non riuscite ad andare dentro con la trebbia e agganciarla, quindi vi consiglio di metterla qui sopra quando siete senza trattore, ovviamente quando è sganciato. Come particolarità, allora non ha il dirt, comunque ha già questa, diciamo, questa sottospecie di texture che sembra un po' usata, delle gomme qui davanti anche sulla barra. E vabbè, non vi ho dimenticato, vi verrà data anche la barra da mais, la Dominoni a 6 file. Dicevo, no, non ha niente, diciamo, di particolare, non, è sprovvista anche di chip, peccato, ha solo qualche funzione di aprire il tank del grano sopra. Vedete che qui è già aperto perché l'ho riempita. Eccolo qua. Ha la possibilità di ritrarre la scaletta. E ovviamente mettere il pettine, come cacchio si chiama, non mi viene mai il nome, qui dietro per far paglia o per spargerla. E basta, altro non ha, è piccolino, vi dicevo prima, tiene 7000 nel tank, quindi è veramente per, diciamo, farm piccole. Io qua sono sull'Abantico, ma trebbiare i campi con questa qua è veramente da diventare vecchi. E basta, ha qualche particolarità, qualche animazione, c'ha questo qui del filtro che gira, quello per pulire il filtro dell'aria, al particle del tubo di scarico, lampeggianti funzionanti, fari, frecce, tutto, per il resto è, diciamo, completa. Andiamo un attimo all'interno, adesso vabbè, sentirete il sound un po' basso, comunque merita molto perché ha l'indoor sound e anche esterno, è veramente, veramente carino come sound. Eccolo qua, vedete il particle del fumo. No, con il tasto 5, non del numpad, potete aprire il tank sopra. Eccolo là. Con il tasto 6 aprite la scaletta. Sta qui. Con il tasto 9 avete la possibilità di abbassare l'arcano qui dietro. Eccolo qua, quello per la paglia e non. E basta, poi tasto 5 avete le luci frontali, tasto F luci normali. Con il tasto 5 si accende anche in automatico la luce del pipe, eccola qua, che è inevitabile non l'accendere. E con il tasto 6 abbiamo il faro posteriore, eccolo qua. Le luci lasciano un po' a desiderare, ma comunque vabbè, non importa. Come sentite, ha l'indoor sound, eccolo qua. Mi dispiace che non abbia i C, sarebbe una bella cosa anche magari per aprire le porte e qualche funzione, magari aprire il tank del grano da dentro, sarebbe stata una cosa molto positiva. Ha anche una camera supplementare, questa qui esterna, che praticamente vi fa vedere da sopra la pedana qui. Sì, non so l'utilità, comunque è carina, magari anche se chi vuole farci il video così ha anche un'altra posizione da mettersi. E basta, per il resto non ha niente. Vediamo un attimo qui il particolare del motore, molto carino.
E basta, adesso diamo un attimo un'occhiata com'è il particle dello scarico, visto che questa qui è già piena. Eccolo qua. È anche bello il particle del pipe, molto carino. La barra qui va bene, niente di speciale, abbiamo la possibilità di aprirla, normale. Lasciamo che si scarica, qua intanto andiamo a berci 4 caffè. E basta, niente, se volete andiamo un attimo a provarla in campo, a trebbiare, così vedete tutto. Sì, comunque, come avete visto, non è diciamo sto granché, comunque è bella da giocare, anche provatela, anche a guidare è veramente veramente carina. A me, diciamo, è piaciuta. Ok, partiamo. Qua faccio un po' l'illegale, non importa. Qua. Come sound, dicevo, è fatta bene, ha le sue particolarità quando accendete il battitore, la mietitrice, la cicalina di retromarcia, è molto, diciamo, completa per quanto riguarda il sound. Ecco qua. Questo qui è il particle quando non fa la paglia. Anzi, la fa lo stesso, forse bisogna spegnerla, riaccenderla. Ecco qua. E basta, pecca un pochino, non ha le animazioni del grano che entra nella barra, non ce l'ha neanche in quella da mais purtroppo, e vabbè, vediamo se magari fanno qualche versione, qualche aggiornamento. E basta, qui vedete l'altra animazione del filtro che vi dicevo prima. Per il resto non ne ho viste, se non sono cieco, no. E io qua sto andando anche alla cazzo di cane. E basta, altro non c'ha. Questo è, diciamo, quanto. Panaliera, frecce funzionanti. Lampeggianti funzionanti e basta, altro non c'è. Con questo, vabbè, questa barra ha la possibilità con il mouse, il tasto sinistro, di regolare il pettine davanti. Eccolo qua. Basta, questa, diciamo, è l'unica funzione che fa, anche perché, vabbè, non ce ne sono altre. E basta, questo è quanto. Io vi lascio, spero di aver detto tutto, spero vi sia piaciuta la presentazione e più che altro la mod. Vi lascio il link in descrizione, provatela, dateci un'occhiata, ditemi cosa ne pensate e niente, vi lascio, vi ringrazio ancora tutti. Adesso con Farming sarò sempre presente, un po' meno perché comunque qui da me stanno per cominciare i trinciati e sarò quasi perennemente in campo e vedrete anche video reali, anche perché io, diciamo, cioè, a me piace un sacco farli reali, andare in giro, piuttosto che star qua seduto davanti a un computer. Poi questa stagione, diciamo, è meglio sfruttarla all'esterno di casa. Quindi, ragazzi, vi lascio, vi ringrazio e ci vediamo presto nei prossimi video. Ciao ciao!